quanto è la nostra vita spirituale? Sentiamo ancora il bisogno di convertire il nostro cuore? Ecco quello che ci chiede oggi Giovanni Battista in questa seconda domenica di Avvento. Magari ci siamo abituati ai nostri errori e alle nostre debolezze da dar tutto per scontato, da non notarli più o da giustificarli in ogni modo possibile. Eppure, è proprio la conversione che ci permette di sentirci amati da Dio. Dio vuole venire in questo deserto per salvare l'umanità, ma occorre che l'umanità si risvegli, si apra alla speranza. La sua voce che grida nel deserto, nella storia fragile e drammatica, chiede ad ogni uomo di lasciarsi immergere, di avere il coraggio di discendere nell'acqua, di convertire il proprio cuore a Dio per gustare la bellezza del perdono. Cogliamo l'invito di Giovanni a fare veri frutti di conversione, convinti che non possa esserci nessuna salvezza senza l'impegno personale. Il tuo comportamento con gli altri è impregnato di superbia o profumato di amore e generosità? Qual è in questo momento il vizio che ti incatena e non ti lascia amare liberamente Dio e gli altri?